Ti ammali spesso e mani o i piedi si gonfiano o sono fredde? Allora potresti essere affetto da problemi di circolazione. La condizione può essere grave, può essere causata da una varietà di fattori, come il fumo, la mancanza di esercizio fisico, il diabete, coaguli di sangue, o la vecchiaia. Tuttavia, mani e piedi freddi possono anche causati da fattori ereditari, quindi è sempre meglio consultare un medico per essere sicuri. Ecco alcuni suggerimenti su come migliorare la circolazione. Acqua. Gli studi dimostrano che bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno può aiutare a prevenire problemi di circolazione. L'acqua aiuta anche il trasporto di sostanze nutritive essenziali per organi e cellule. Si può anche provare la doccia in acqua fredda per qualche minuto, un paio di volte a settimana. Questo aiuta a esercitare i vasi sanguigni e aumenta la circolazione del sangue, secondo il dottor Benke. Zenzero. La ricerca dimostra che mangiare lo zenzero regolarmente aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari e la formazione di coaguli di sangue. Gingerolo e zingerone. I composti attivi nello zenzero aumentano la temperatura del corpo, che a sua volta porta ad un aumento del flusso sanguigno. Aglio. Quasi tutti sanno che l'aglio è buono per la salute, e diversi studi sostengono questo. L'aglio contiene sostanze buone per ridurre le malattie cardiache, stabilizzare la pressione sanguigna e prevenire l'accumulo di placca nelle arterie. Castagne, escina. Il composto attivo negli ippocastani fortifica le pareti dei capillari, combatte l'infiammazione, previene la cattiva circolazione del sangue, e aiuta a prevenire le vene varicose, secondo l'Istituto Nazionale della Salute. Pepe di Cayenne. Il composto attivo in qualche peperoncino e peperoni che dà loro il loro calore è chiamata capsaicina. La ricerca mostra che la capsaicina rafforza le arterie e aiuta a migliorare la salute del cuore. Aiuta anche a combattere la cattiva circolazione. Olio di pesce. L'olio di pesce è ricco di acidi grassi omega 3, che sono eccellenti per il corpo. Secondo l'Università del Maryland, l'olio di pesce rimuove efficacemente il grasso da vasi sanguigni e aiuta ai livelli di colesterolo più bassi. Tenete a mente che si dovrebbe sempre consultare il medico se si hanno sintomi gravi. Le mie mani sono sempre state fredde, ma da quando ho iniziato a mangiare più aglio e lo zenzero, non ho notato più il problema. Si prega di condividere questo articolo in modo che più persone possano migliorare la loro salute senza prendere medicine inutili.